siamo qui in compagnia di Simone Serrao e ovviamente siamo qui in compagnia di Manca l'Amaro, che è una nuova realtà che si affaccia nel mondo dei giochi da tavolo, quindi inutile dirti quali sono le novità che porti qui a Lucca. Sì, sono più o meno sono tutte novità, almeno quasi tutte, e, diciamo, i titoli più interessanti che presentiamo qua in fiera sono sicuramente Kanagawa, che ci fa da sfondo, Le Montagne della Follia di Rob Davio, che è stato appena presentato anche a Essen, e la nuova edizione di King of Tokyo, che era da qualche tempo che in Italia mancava, e poi tutta un'altra serie di giochi, tra cui anche La Foresta Misteriosa di Carlo Rossi, che era arrivato in finale allo Spiel de Jahres, al Kinder Spiel de Jahres, e Diamant di Bruno Faidutti, che è un ritorno di un titolo che è uscito qualche tempo fa, tutta una serie di minigames sempre della serie della Yellow, che sono una nuova produzione che hanno lanciato quest'anno, e alcuni titoli di Bombix, Capitan Carcassa, La Banda dei Pinguini di Bruno Català, e qualche altra piccolezza, tipo che è stata scovata alla Fiera di Cannes, tipo Contrast della Pink Monkey, che è un giochettino simpatico, e Pocket Madness della Funforge, che è appena arrivato. Insomma, un bel numero di titoli, e questa per noi è la prima esperienza di fiera, bella intensa, e cerchiamo di imparare come si fa e di farlo nel miglior modo possibile. Quindi per te la domanda che sto per fare è ancora più difficile, forse, essendo la prima volta, e voglio chiederti, con così tanti titoli che presentate, tanti ritorni è vero, ma anche tante novità, quale pensi che sia il titolo che potrebbe vendere di più, o in questi giorni di Lucca qual è quello che sta piacendo di più ai giocatori? Allora, sicuramente il titolo che nel primo giorno di fiera è stato più apprezzato è stato Kanagawa, senza termini di paragone tanto con gli altri. Il secondo è stato Le Montagne della Follia, che è comunque anche il secondo titolo di punta, che, se non il primo, che presentavamo qua. E dovendo proprio parlare del gradimento dei giocatori, sono questi due. Su King of Tokyo non c'erano obiettivamente delle aspettative negative, piace, chiunque ci giochi si diverte, però Kanagawa, diciamo che è il titolo che sta dando la soddisfazione e che ci aspettavamo anche che sarebbe stato quello più apprezzato, quindi direi che siamo contenti, perché i feedback sono tutti molto positivi e sono le prospettive di vendita, immagino, spero rispettino anche quelle che sono anche i risultati che ha ricevuto la Yellow a livello internazionale, perché parlando con loro Essen, insomma, è il titolo che in assoluto quest'anno ha avuto più gradimento, e in attesa poi dei titoloni dell'anno prossimo, insomma. Senti, allora io ti ringrazio intanto per il tempo che ci hai concesso, e soprattutto ti faccio un grosso in bocca al lupo a te e a tutti voi. Crepi, grazie mille e buon lavoro. Allora, siamo qui in compagnia di Arianna Santini di Uplay, che ha davanti a sé un po' di scatole, immagino siano le novità che portate qui a Lucca. Sì, allora quest'anno abbiamo un bel po' di novità, perché abbiamo innanzitutto l'espansione di Sushi Go, che ha avuto enorme successo, lo conosciamo, però in questo caso c'è la possibilità di personalizzare tutte le partite, quindi ci sono tantissime carte, erano 8 nella versione base, sono 23 adesso, e ogni partita si può scegliere il menu con cui giocare, quindi c'è il mazzo personalizzabile a ogni partita, estende il numero di giocatori, per cui, insomma, diciamo che è molto più variabile e non finisce mai. Parti a tutti gli effetti. Sì, esattamente. E mentre per quanto riguarda la linea a due giocatori, cioè abbiamo il cava contro cava di Rosenberg, cioè il caverna per due giocatori, che questo sta riscuotendo molto successo, sta piacendo molto, noto, in effetti è un gioco molto carino, e uno contro uno, meccaniche molto Rosenberg, quelle che conosciamo, però è fatto molto bene. E Fight for Olympus è invece un gioco di carte, sempre un faccia a faccia, uno contro uno, e a tema mitologico, quindi eroi dell'Olimpo, e praticamente si schierano, si combatte appunto testa a testa con queste carte che hanno un effetto, un valore di attacco, di difesa, molto carino. Bargain Park sta funzionando molto, devo dire, e in effetti anche a me personalmente piace particolarmente. È sempre un gioco puzzle, stile Patchwork, Cottage Garden, però innanzitutto si può giocare fino a 4 giocatori, e poi, diciamo, ha delle componenti leggermente diverse, perché appunto la plancia componibile, le icone che fanno prendere altre tessere,
e sta piacendo molto e funziona bene, siamo contenti. Bene, insomma, abbiamo sushi, dei, nani, animali, però voglio chiederti, attualmente state tastando un po' il polso, no, dei giocatori, qual è il titolo che sta andando meglio, qual è quello che vi aspettate venderà di più qui a Lucca? Allora, secondo me Sushi Go Party. Secondo me Sushi Go Party. In realtà anche Caverna, cioè in realtà piacciono abbastanza tutti, però Sushi Go Party, visto anche il successo del gioco base e tutto quello che offre, credo che funzionerà bene. Bene, allora niente, ti facciamo un in bocca al lupo per questa Lucca. Crepi. Siamo in compagnia di Francesco Marcantonini di Cosplayu, ciao. Ciao, piacere a tutti. Senti, allora, cosa possono giocare qui a Lucca i giocatori che vengono a visitare il tuo stand? Beh, ovviamente troveranno tutto il nostro catalogo e abbiamo a disposizione varie postazioni demo dove faremo giocare principalmente a Misantropia Express, che è la nostra novità proprio di questa Lucca, e principalmente a Sushi War, che è un altro gioco su cui stiamo puntando tantissimo e in cui ci sono vari tavoli, sia postazioni fisse col tavolo oppure anche quelle generiche con il cilindretto, il puffetto classico Cosplayu. Perfetto, senti, ormai la fiera è nel suo vivo e voglio chiederti come sta andando con i giocatori, qual è il gioco che più piace di più, quello che sta vendendo di più, quello che va meglio secondo le vostre aspettative. Il gioco che stiamo facendo provare di più e quindi che ci sono più giocatori che sono appassionati e volenterosi di provare è Sushi War. È forse anche logico che sia così perché comunque è un'ambientazione molto diciamo di massa, no? Quindi il mondo del giapponese, nel gioco ci sono le bacchette, dovrai utilizzarle proprio, quindi è facile anche attrarre la gente con questo prodotto. Mentre a livello di vendita il gioco che sicuramente sta andando più forte è Misantropia Express, abbiamo puntato molto anche a livello espositivo, monotematico, e abbiamo anche l'autore e l'illustratore che stanno con noi vari giorni, quindi ci danno man forte anche per questo. Perfetto, senti, noi ti lasciamo lavorare, ti ringraziamo per il tempo che ci hai concesso. Grazie a voi. Siamo in compagnia di Luigi Ricciardi, amministratore di Giochi Uniti, piacere di conoscerlo, Luigi. Buongiorno. Senta, allora, qui a Lucca tante novità da parte vostra, quali sono i titoli che farete provare e che potranno comprare qua i giocatori? Beh, abbiamo in demo quasi tutte le novità che abbiamo presentato, che quest'anno sono veramente parecchie come uscite, perché diciamo abbiamo avuto un concentrarsi di produzioni in questo periodo. Diciamo abbiamo prodotti attesi e più per giocatori, come per esempio finalmente è arrivata ed è qui in dimostrazione la nuova edizione di Kingsburg. Abbiamo prodotti diciamo che appartengono a una linea fumetto che guarda con attenzione anche ai lettori di fumetto, e abbiamo i due giochi, i due nuovi prodotti Omega e Deadland, sono tutti e due in demo e stanno tutti e due riscontrando un buon interesse. Ne dico qualcun altro perché le novità sono effettivamente parecchie. Più con un occhio verso le famiglie abbiamo Shrimp, un gioco diciamo di colori e forme che sta andando molto bene, è uscito già da qualche settimana, mentre quella che è proprio un'anteprima in questa fiera è il Claude Mine, che è un prodotto sempre nostro, realizzato in collaborazione con Sinchester, con un occhio attento diciamo alle famiglie, un simpatico gioco di carte dove appunto bisogna indovinare delle forme diciamo di nuvole, sta piacendo molto e su cui abbiamo fatto uno studio particolare anche per il packaging. Perfetto, quindi parliamo sia di gamer che di family, quali vi aspettate che siano i titoli che in entrambe le fazioni diciamo piaceranno di più dei vostri o quelli che state vedendo piacere di più al momento? Beh, devo dire la verità, stanno piacendo in ugual misura, nel senso che c'è attenzione per il Kingsburg, sicuramente sta piacendo Giz, che
purtroppo era in demo ma non era in vendita ieri, ed è un altro titolo, diciamo, che sta girando molto bene e che guarda però più al giocatore. Al tempo stesso, sicuramente i prodotti più family hanno una rotazione in termini di numeri altrettanto interessante, se non di più. Diciamo che poi è un po' la caratteristica del pubblico di Lucca, che non è solamente di giocatori specializzati ma è anche di giocatori occasionali, e questo lo rende, diciamo, un festival di colori e anche di, diciamo, di emozioni diverse per i vari giocatori. Perfetto, allora noi le auguriamo una buonissima Lucca con tutti i vostri titoli. Grazie, grazie.